Allora, buongiorno a tutti, io rappresento il comune di Baiardo, essendo figlio di un partigiano anch'io, di Moraglia Girolamo che non c'è più. Ho fatto tante battaglie. Volevo ringraziare questi ragazzi che non ci sono più, perché hanno lottato per la libertà e se oggi noi abbiamo questa libertà è anche merito loro, anche se adesso tanti li hanno dimenticati. Scusate ma sono emozionato. Buongiorno, qualità di rappresentante del comune, io vorrei esprimere la solidarietà ovviamente ai familiari che tristemente ogni anno devono ripercorrere questa cosa qua, da parte del punto di vista dell'amministrazione. Io mi sono tirato indietro, anzi sapete che ogni tanto no, c'è qualche titubanza, invece mi sembra quantomeno doveroso oggigiorno 2011 manifestare la propria solidarietà con la presenza, ma anche con due parole che ritengo il minimo che si possa fare. E le due parole hanno questo senso. Questa lapide qua che io percorro quotidianamente con mia figlia, e ho dovuto spiegare, piccolina ovviamente alle elementari, ho dovuto spiegare cosa fossero queste lapidi. Io penso che proprio questa situazione di questi sette ragazzi trucidati 65 anni fa, rappresenta, assumano, così come quella di San Giacomo, il ruolo prioritario della lotta alla liberazione. Quindi il sacrificio umano, che è la cosa, secondo me, più enorme che si possa fare per donare i principi della libertà e democrazia che oggigiorno tante volte vengono calpestati. Quindi io mi sento, ma proprio a livello personale, prima ancora che istituzionale, ringraziare ovviamente i figli, i nonni, insomma tutti quelli che hanno conosciuto e da vicino i ragazzi, e ringraziare ancora una volta perché se permettono a me e a tutti quanti noi di essere qui in questa democrazia che ultimamente in Italia, notizie che arrivano tutti i giorni, lascia qualche perplessità. A me sarebbe piaciuto e mi piacerebbe, così conosco, diciamo, mia figlia, chissà cosa penserebbero questi ragazzi 65 anni dopo, che se ne fosse valsa la pena o meno il sacrificio. Ecco, questo mi sarebbe piaciuto così, ma così a livello personale, no? Che dovremmo spiegare, secondo me, alle nuove generazioni. Quindi a proposito delle nuove generazioni, un plauso ovviamente ai giovani democratici che hanno ripulito l'area. Alla mia professoressa, la Amelia Narciso, che ben io seguo, vabbè, ex ovviamente, anch'io sono ex alunno, quindi, però che grande, tiene sempre vivo il ricordo di un valore fondante della democrazia, che poi, ripeto, se permette a tutti quanti di essere qua e vivere abbastanza bene in Italia. Ecco, questo è merito anche di queste giornate e di questi ricordi. Quindi vi ringrazio nel comune e vi auguro buon proseguimento. Grazie.